Le ricette di zio Roberto. Buon appetito! Abbiamo steso sul fondo della teglia del ragù. Adesso mettiamo un primo strato di pasta. Andiamo a mettere dell'altro ragù, in modo che sarà più succosa. Per farvela assaggiare potrei mandarvela per mail. Ci state? Adesso andiamo a mettere le melanzane. Magari cerchiamo di dividerle in due. Poi ci mettiamo il pecorino primo sale, in modo che in forno diventerà filante. Mi è venuto in questo momento di spolverare il tutto con del parmigiano. Sarà più saporito. Andiamo a mettere il secondo strato di pasta. Adesso un'altra spolverata di ragù fina di parmigiano, come abbiamo fatto sotto. Adesso andiamo a sistemare l'ultimo strato di melanzane. Da premettere già ho acceso il forno, ho messo a 180 gradi e rimarrà in forno solamente mezz'oretta, non di più, in modo che non si essicca. Andiamo ad ultimare la preparazione della nostra pasta al forno con la provola messa sopra. Altra spolverata di parmigiano e dopodiché la andiamo a mettere nel forno 20 minuti, massimo mezz'ora. Eccola appena appena uscita dal forno, fatta raffreddare un pochino. Adesso andiamo a tagliarla e vediamo cosa è venuta. Questa è la nostra pasta al forno. La arricchiremo con una spolverata di parmigiano e buon appetito a tutti. Arrivederci alla prossima ricetta.